Gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Anteprima Giro, ben ritrovati da Salso Maggiore, dove si concluderà questa decima frazione in volata. Mi fa un enorme piacere soprattutto ricevere tanti ospiti qui su questo palco di Anteprima Giro, sotto il segno delle donne questa Anteprima Giro, quindi signore, qualsiasi cosa voi stiate facendo, fermatevi e state con noi, perché questa Anteprima Giro è dedicata a voi. Censo Manco, presidente della WISP, che ha portato una maglia importante, quella di Vivicità, ci parlerà di Vivicità, e anche importantissima, a proposito di donne, la maglia che ci ha portato Annalisa Frassinetti, presidente della APE Onlus. Vivi in città. Grazie, presidente Vincenzo Manco della WISP, abbiamo parlato con Frankie High Energy della mobilità della bicicletta, ma l'importanza anche di avere 130 città in bicicletta, grazie anche a Vivi città, a Bici in città, scusami. Sì, è l'altra faccia, diciamo, della passione sulla bicicletta. Qui si corre e si vuole portare a casa giustamente un grande risultato. Noi mettiamo migliaia di persone, di famiglie soprattutto, sulla bicicletta per sensibilizzare sull'idea di una città sostenibile, sull'idea di città sicure. Era quello che diceva prima Frankie High Energy, la dottoressa. Noi vogliamo, attraverso la nostra manifestazione, che quest'anno tra l'altro abbraccia circa 4 mesi, diciamo, di storia del paese, finiremo con le iniziative in settembre, poi alcune date ancora da mettere in calendario a Roma, a Ferrara, proprio perché abbiamo aderito alla giornata nazionale della bicicletta promossa dal Ministero dell'Ambiente e perché vogliamo, attraverso i nostri appassionati e le famiglie, continuare a dire che è possibile costruire o pensare a città vivibili, a città a misura d'uomo, a città che sono anche sicure e che permettono un'alternativa all'utilizzo, come dire, del mezzo di trasporto, in questo caso alternativo, e di una mobilità alternativa come la bicicletta. Tra l'altro siete anche interattivi, perché vedo proprio l'hashtag Bici in città. Quando è l'appuntamento per Bici in città, presidente? L'appuntamento prossimo è domenica, il 25. Abbiamo già fatto circa un centinaio di appuntamenti, il 25 in 3 località del Crotonese, saremo anche a Cremona, saremo anche a Montevarchi e a San Giovanni Valdarno, e poi via via nei prossimi appuntamenti. Insieme a questo vogliamo promuovere anche, perché c'è un senso, uno sfondo di solidarietà, perché la raccolta dei fondi che noi porteremo, diciamo così, a casa nelle varie tappe del Bici in città servono a diciamo ristrutturare il Pala Deiana, che è un palazzetto dello sport che purtroppo è stato colpito dall'alluvione a Olbia, e insieme a questo un'altra iniziativa di correre insieme, che insieme alla Fondazione Vodafone facciamo. La prossima tappa è proprio a Sassari, quindi sensibilizziamo, diciamo, nel territorio sardo, esatto, una serie di iniziative di solidarietà.